con il giallo si comincia a discutere di cinema, di teatri, di pubblico spettacolo. E Gianni Carrassi ha lanciato un'iniziativa, ne ha parlato con Andrea Costantino di Anche Cinema, per dare contenuti originali, prime visioni ai disabili che spesso sono costretti ad accontentarsi. Sarebbe necessario veramente fare un'operazione culturale già rivolta a chi decide, agli amministratori. E poi al Poi resto. Noi ci troviamo, caro Andrea, su una delle piattaforme in questo bellissimo cinema più accessibili d'Italia. Qui su vanno 36 carrozzine senza dover accontentarsi di posizioni laterali. ho raccolto questo appello di Puglia Accessibile con cui collaboriamo da 4 anni perché loro sono stati parte integrante di questa progettazione. A volte capita che il posto per la carrozzina non sia un buon posto. Chiunque deve poter scegliere in quale cinema andare, che film vedere, magari con il diritto di scegliere una posizione adeguata. Non è assolutamente una critica alla scarsa visibilità di alcuni posti, è una miglioria che noi abbiamo portato consentendo l'accesso di 36 carrozzine disabili in questa. Quella che noi chiamiamo pedana, che tra l'altro è molto ambita da tutti, non dai, cioè, chiunque ci chiede di voler stare qui perché è come se fosse un grande palco in fondo alla sala, rialzato. Siamo appunto pronti a ripartire e vorremmo poter accedere ai contenuti. Cosa ti hanno risposto le case di distribuzione cinematografica alle quali ti sei rivolto per dire possiamo anche noi come altri avere film di prima visione da poter proiettare nella nostra struttura? Il pubblico si sarà accorto che noi abbiamo fatto poche prime visioni e sicuramente con piccole case di distribuzione. Diciamo, la maggioranza della distribuzione ci ha risposto nei 4 anni precedenti ad ora che non era il caso di inserirci con proiezioni evento perché era già gratificata dai multisala. Io mi ero onestamente un po' rassegnato e non ho continuato nessun tipo di richiesta. Dopo invece la Sono stato richiesta e la sollecitato. pressione di Gianni Carrassi e delle associazioni che in qualche modo rappresenta, lo hai fatto. Fino a che loro mi hanno chiesto, Andrea, ma che contenuti appena si riaprirà potranno essere? E io gli ho detto, le prime visioni, purtroppo, perché non me le hanno date, fino ad ora ho rifatto appunto la domanda e Rai Cinema, grazie a Dio, ci ha dato ampia disponibilità a dare le sue prime visioni. Movie Day, che è una realtà innovativa che prevede proprio le proiezioni a evento, perché qui poi bisogna spiegare come funziona la diffusione dei film, che ancora risente probabilmente di una modalità antica, cioè quella vado quando voglio, nell'arco di una settimana c'è sempre lo stesso film nella sala, che forse per il multisala può avere una valenza, ma per la monosala no, perché se quel film poi non ha un numero di spettatori soddisfacente, la sala rimane vuota, fondamentalmente i costi sono sempre gli stessi e quindi molte sale, come è già successo, hanno Sono chiuso. chiuso, certo. Quindi Rai Cinema, Movie Day, distribuzione indipendente hanno accolto immediatamente con favore. Molte penso che risponderanno, in due casi invece c'è stata un'interlocuzione dove non c'è stata un'adesione totale al progetto, si è rimandato con una logica più rivolta a queste vecchie consuetudini o al profitto che può portare quella giornata, o comunque ad accordi con altre strutture, si è rimandato, dice, ne parleremo di volta in volta. Ovviamente questo per noi diventa complesso e potrebbe pregiudicare, io non posso ogni giorno chiedere un film, aspettare la risposta, cioè, la libertà di programmazione è agevolare anche il nostro lavoro, che non può essere un continuo, che so che esce quel film e so che posso fare la prima visione, che diventa appunto accessibile a tutti. Ecco, perché uno degli elementi essenziali, Gianni, è proprio questo, è cercare di creare integrazione, integrazione fra il normodotato cosiddetto e il disabile, il diversamente abile. Fra amici, fra famiglia Fra e persone, fra fra persone. Ecco, persone. parliamo Viene sempre da di dire fra persone, non persone. mi piace parlare, Lo so, differenziare sempre. però siccome è un elemento di discrimine importante anche in questo Assolutamente. caso, forse dovremmo cominciare a utilizzare questo termine di persone, no? Rispetto all'integrazione che può essere tra chiunque. E dobbiamo sempre parlare di persone, sia quando parliamo dell'immigrazione, di qualsiasi problema sociale, di qualsiasi questione sociale, dobbiamo parlare sempre di persone, perché i soggetti poi sono sempre le persone. Adesso il mercato domina, per cui non possiamo fruire di una, già tutti, chiunque, non può fruire di un prodotto anche di qualità o specifico, perché magari
vuoi andare a vedere quel film o quel cortometraggio o quel documentario? Non lo puoi fare. Devi rivolgerti sempre ti a... Devi adattare. Ti devi adattare alle esigenze. Un appello alle associazioni. Ecco. Alle associazioni delle persone disabili, alle famiglie delle persone disabili. Partecipate, aiutateci, dateci una mano, facciamo rete. Con la partecipazione. Costantino, io sono obbligato a farti fare un appello, perché altrimenti sembra che io ti stia discriminando, perché l'ho fatto fare solo a Gianni Carrazzi, siccome qua stiamo a integrarci. Estendo l'appello di Gianni a tutte le associazioni, perché il fattore aggregativo dell'esperienza cinematografica collettiva non riguarda solo qualcuno, che siano disabili, che siano appassionati di un genere rispetto a un altro. Il valore soprattutto di una grande sala, quale questa è, 400 posti, è quello di incontrarsi insieme, discutere, dibattere, attendere prima del film la proiezione, quindi non avere un approccio da consumatori del cinema. Perché si deve adattare sempre qualcuno e qualcun altro no, perché non si può scegliere liberamente dove andare, questo per ora resterà ancora un mistero, ma l'iniziativa siamo certi porterà ad altro. Noi rispondiamo, te lo dico formalmente, in maniera positiva rispetto all'invito che hai fatto, ho visto che l'hai girato a tutti quanti, noi del Quotidiano Italiano vi seguiremo in questa vicenda, questo è solo il primo appuntamento di una saga per farvi comprendere meglio quali sono queste difficoltà, con la speranza di arrivare alla fine ad un risultato che è quello di un'integrazione generale.